ne dici? Guarda, davvero peccato per la poca pubblicità che ne fanno, perché davvero è una mescola stranissima. La prima volta che ho preso in mano una scarpa con questa mescola in America mi è sembrata stranissima, perché sembrava una scarpa normalissima e invece dopo pesava pochissimo. E quanto credi che sia la durata? Guarda, relativamente... tra l'altro il coniglio ti è... Tra l'altro Andrea, il coniglio ovviamente voleva anche lui far parte della recensione. Il coniglio è grosso quanto un cane, quella è la particolarità. Ce l'avete chiesto e finalmente ci siamo riusciti. Oggi in effetti parleremo delle Skechers GORAN RASOR 3 Hyper, ma che più semplicemente chiameremo RASOR 3, che sono state considerate nel 2019 da Runner's World le scarpe più innovative. La cosa che rende particolarmente interessanti queste scarpe è l'intersuola Hyper Burst, che è unica nel suo genere perché, nonostante sia molto leggera, consente al tempo stesso di essere comunque reattiva e al tempo stesso ammortizzata. Prima di inoltrarsi nella recensione, due considerazioni. Da un lato sono drop 4, 20 mm nell'avampiede e 24 nel posteriore. Quindi l'effetto contatto al suolo si sente abbastanza bene. Inoltre Skechers è uno dei pochi marchi al mondo che consente di indicare all'interno della scarpa quando la scarpa stessa è stata prodotta. Non tutte le altre aziende lo fanno, secondo noi è qualcosa di unico e interessante. Infine sappiate che ne abbiamo testati due modelli, uno comprato alla Maratona di New York, l'altro offerto da Skechers stessa. Comunque sappiate che questa recensione indipendente è frutto delle nostre considerazioni e delle nostre esperienze di podisti amatori. Ora lascerò la parola alla scarpa, poi correremo sul tapis roulant io e Andrea. Infine intervisterò Andrea, non tornerò qui perché comunque la recensione è abbastanza completa. Grazie, a presto, ciao! Andrea, tutto bene? Ciao Max, tutto a posto? Che cosa hai in mano oggi, Andrea? Allora, ho in mano due gomme Brazor, una è mia e una di Max, indovinate voi quale? Io la mia idea ce l'ho. Da cosa stabilisci che una delle due scarpe è mia e l'altra è tua? Dal colore, perché Max le prende sempre di un colore e io le prendo sempre di un colore super sgargiante. Dobbiamo senza dubbio ringraziare Skechers che ha creduto in noi e ci ha fornito queste scarpe per il test. Sì, esatto, fortunatamente sono riuscito anche a provare una, perché la scarpa è davvero giusta e quindi l'ho provata fortunatamente anche io della mia misura, perché la misura di Max mi era abbastanza stretta. E quindi sono riuscito a provarla in condizioni di buona, con una buona calzata e quindi con una buona comodità. Ci hanno chiesto tanti iscritti al canale, finalmente recensiamo un paio di scarpe della Skechers. Allora, diciamo che mi piacciono le Skechers, mi hanno dato tante soddisfazioni, sono contento di partire anche da questa RASOR 3. Cosa ne pensi di queste RASOR 3? Allora, diciamo che tenere in mano una scarpa con l'Hyperburst è davvero una sensazione strana. Sembra una piuma la scarpa, è leggerissima,
Al piede è un pochino duretta, si sente che è una scarpa racing. A chi sono adatte queste scarpe? Sono scarpe per una persona che pesa relativamente poco, sotto i 70 kg almeno. Siamo al limite, 70-72 kg siamo un po' al limite e diciamo per ritmi svelti, quindi sotto i 4,20 al chilometro. E per quale distanza le utilizzeresti? Guarda, una scarpa che userei un po' per tutte le distanze, perché comunque sono strane, prima ho detto che sono durette, ma sono durette rispetto alle Goran, ma fondamentalmente sono comunque una scarpa confortevole. Hanno un sacco di spinta e sono molto leggere, quindi le userei sia sulle 5, sulle 10 km senza problemi, ma anche sulle mezze, sulla maratona, sfruttando la loro morbidezza, comfort. E cosa ne pensi del battistrada? Abbiamo visto che hanno utilizzato una suola Goodyear. Cosa ne pensi? Allora, diciamo che forse è stato il problema che ho riscontrato sempre con le Skechers precedenti, quelle da lento e da medio, diciamo, che si consumava molto velocemente il battistrada. Queste hanno la gomma nei punti giusti dove io comunque le uso di più. Comunque in generale, se non sono un pronatore, la gomma è sistemata nelle posizioni migliori. E invece cosa ne pensi dell'intersuola? L'intersuola in Hyperburst, secondo noi, è molto innovativa. Tu cosa ne dici? Guarda, davvero peccato per la poca pubblicità che ne fanno, perché davvero è una mescola stranissima, è morbida ma leggera, sembra che pesi un decimo delle altre. La prima volta che ho preso in mano una scarpa con questa mescola in America mi è sembrata stranissima, perché sembrava una scarpa normalissima, invece dopo pesava pochissimo. Andrea, quanto pensi che sia la durata di questa scarpa? Guarda, non mi sembra poca perché la suola comunque non degrada velocemente. Comunque questo Hyperburst mi sembra comunque, anche se leggerissimo, mi sembra duraturo. Andrea, noi avevamo già fatto una prima pre-recensione, adesso stiamo montando tutto assieme. Cosa ne pensi di questa tovaglia? Sì, ecco, la tovaglia su quella di Max, adesso lo posso dire che era questa qua, l'ho trovata abbastanza stretta e abbastanza pesante. Per assurdo invece sulla mia misura l'ho sentita molto più confortevole, quindi quel senso di pesantezza non l'ho più sentito. Siccome le Skechers stanno entrando di prepotenza sul mercato italiano, una delle domande più frequenti è stesso numero o mezzo numero in più? Stesso numero US sicuramente. Prima erano abbondanti, questa calza giusto, quindi io porto un 27 e mezzo, questa dovete prendere un 27 e mezzo di centimetri, sto parlando adesso, o US 9 e 9 mezzo. e mezzo. Sono sempre indeciso tra il 9 e il 9 e mezzo, per me è un 9 e mezzo, per Massi è un 9. Essendo una scarpa da gara, comunque è fasciante. È molto fasciante, però ripeto, rispetto a una Goran è molto precisa, quindi se la Goran l'ho presa a mezzo centimetro più piccola, questa la dovete prendere alla vostra misura US. Quali sono secondo te i punti di forza di queste Razor 3 e i punti di debolezza? Guarda, il punto di forza è questa mescola che le rende leggerissime, le rende comunque morbide, le rende adatte per qualsiasi distanza e per assurdo anche per allenamenti, quindi medie e ripetute lunghe le userei tranquillamente. E il punto di debolezza è la tovaglia, che ripeto, per me fondamentalmente non è un grosso problema, anche se avrei preferito qualche grammo in meno. Ma per tanti potrebbe essere un problema, soprattutto in estate. Adesso anche il colore di questa, per dire, non aiuta. In estate potrebbe arrivare a 90 gradi tranquillamente. E quali altre scarpe da gara intermedie consiglieresti? Guarda, mi sembra molto simile a una Boston, per dire. Mi ricorda molto la Boston. In casa Nike, davvero, ormai di scarpe così non ne fanno più, perché fanno una scarpa. Scarpe con impostazioni diverse,
Potrebbe assomigliare a una Kinvara proprio tirata per i capelli, questa è un pochino più morbidina, diciamo. Tra l'altro dovremmo anche fare la Kinvara 11, però Che non ci hanno so. chiesto, Ce l'hanno chiesto, vediamo. vediamo, vediamo. Ultima domanda, ultime due in realtà. Quando testeremo le famose Skechers Go Run? Ne parli sempre a tutte le recensioni. Allora, ho chiesto a Massi di fare un video tributo per le mie Skechers Goran e altre scarpe, vediamo, stiamo aspettando anche l'ultima versione, non vedo l'ora di provarle, spero in pista, ma va bene anche in strada. E dove si trovano queste Skechers? Solo su internet o anche al negozio? Guarda, negozio è difficile trovarle per adesso, ci sono dei negozi specializzati, o contattando la pagina Instagram di Skechers Italia, loro ti dicono quali sono i negozi più vicini dove hanno le Gorano, le Goran Ride da Abbiamo provare. appena fatto uscire il video di presentazione del 2 giugno, ma alla fine hai deciso che correrai con queste? Sì, correrò con queste e spero di poter riassaporare la pista di Garbagnate e speriamo di fare un ottimo tempo. Vediamo la scarpa come si comporta in un test massimale. Va bene, grazie Andrea, alla prossima. Ciao, alla prossima! Cause I